sono Carlotta e dal 2009 che mi occupo di una ditta che si chiama Yo-Yo Autisti. Forniamo gli autisti a chi ha bisogno che qualcuno guidi la propria auto. Pronto, Yo-Yo Autisti, buongiorno. Certo, signora, come funziona il nostro servizio? È molto semplice. Arriviamo con un motorino pieghevole, lo mettiamo nel bagagliaio della sua auto, la guidiamo fino a destinazione, sì, e poi la lasciamo lì e torniamo indietro col nostro motorino. Io nella mia vita avevo iniziato a lavorare molto presto, ho lasciato l'università dopo forse 3 esami e mi sono occupata di libri per 10 anni, avevo una bancarella di libri. Ho smesso con quell'attività a 28 anni, ho girato l'Europa, sono stata a spasso per le montagne dell'Italia per lungo tempo. Poi sono tornata a Torino per varie vicissitudini e ho deciso di riaffrontare il mercato del lavoro non da dipendente ma da imprenditore e mi sono rivolta al MIP per avere un supporto logistico efficace, considerato che la mia idea in Italia non era ancora stata sviluppata da nessuno. L'idea l'ho avuta un giorno a pranzo da mio padre. C'erano i figli di un suo amico a cui era stata ritirata la patente pochi giorni prima. Unito a questa folgorazione che ho avuto momentanea, davvero tutte le mie passioni, che sono quelle del viaggio. Le auto mi sono sempre piaciute molto, mi piace la velocità anche se non devo dirlo troppo perché guido sempre all'interno dei limiti. E mi piace molto il contatto con la gente. Ho unito tutte queste passioni attorno a quest'idea del guidare per chi ha bevuto di notte e ho cominciato immediatamente a elaborarlo, ho detto ma perché solo di notte, cioè 24 ore su 24, appunto. Ci saranno delle persone che ne hanno bisogno. Sul mercato la parola autista corrisponde a colui che guida in generale e solitamente fornisce l'auto. Noi siamo tutta un'altra cosa, siamo servizi alla persona, forniamo un servizio alla persona gestendo la loro auto in quel momento. Ed è particolare perché nonostante la ditta individuale abbia un riferimento geografico, cioè risiede dove io ho la residenza, a Torino, in realtà mi appoggio ad un garage a San Salvario. Per il resto il mio lavoro è totalmente in mobilità. Ho uno smartphone e un'agenda. Posso essere sull'autobus in metropolitana o a casa di un amico a cena e in quel momento posso rispondere al telefono. Il MIP l'ho conosciuto su internet. A luglio ho avuto l'idea. A settembre mi sono rivolta al MIP, mi hanno dato un appuntamento per il 10 di ottobre, ho lavorato con il mio tutor ottobre, novembre, dicembre, a gennaio 2009 ho aperto. Sono arrivata al MIP perché mi mancavano proprio le conoscenze tecniche e loro mi hanno aiutato davvero tanto su questo, con tante figure differenti che hanno esplorato l'idea fino in fondo, mi hanno aiutato a rinquadrarla un minimo, anche se non è che fosse molto diversa da quella che è uscita poi. Non erano definite alcuni aspetti. Quello fondamentale è la tariffa. Ho imparato a calcolare precisamente in base ai costi che ho di attività quanti soldi devo chiedere. Io sinceramente speravo di avere un grosso supporto economico e un grosso supporto tecnico. Quello economico è abbastanza piccolino. Quello tecnico vastissimo. Mi ha messo a contatto con dei professionisti serissimi che mi sarebbero costati tantissimo ad ogni consulenza. Continuo a rivolgermi a loro per ogni esigenza che ho, per ogni idea nuova legata al mio lavoro. Continuo a rivolgermi a loro e loro sono sempre presenti. Credo di aver utilizzato quasi tutte le ore di tutoraggio a disposizione e se non l'ho fatto sto per farlo proprio. Io ne parlo molto del MIP. Lo presento sempre come un ottimo appoggio per chi vuole imparare a fare l'imprenditore. Io sono ancora molto entusiasta di questo percorso che sto affrontando e sì, rifarei tutto. Proverei a fare qualche errore in meno.
Lo startup è finito secondo me per la mia in questo momento perché ho un metodo, ho sviluppato davvero un metodo funzionale, preciso e quello. Adesso lavoro ancora da sola, sto cercando qualcuno che non diventi il mio dipendente in questo momento, ma che si affianchi a me investendo il suo tempo, le sue energie, la sua voglia di diventare anche lui imprenditore, e non dico fare una società, ma un qualche cosa come già l'avevo studiato all'inizio, di simile a una cooperativa di taxisti. C'è una possibilità in un mercato enorme per il mio lavoro. Dalla notte al giorno gli anziani, le persone disabili, l'aeroporto, chiunque. Perché tutti abbiamo un'auto e tutti abbiamo quel giorno all'anno in cui abbiamo difficoltà a gestire l'auto.